Cari amici della Biblioteca di Marcaria, buongiorno. Quest'oggi, per la rubrica Piccole perle locali, parleremo della donazione matildica del 1107 della chiesa di Santa Maria del Bosco, odiernamente chiesa di Gabbiana di Marcaria. Titolo scelto: Gabbiana, un aneddoto della contessa Matilde, che ho parzialmente mutuato da quello già usato dal Carreri, che si occupò dell'argomento in Atti e Memorie Modenesi del 1898. Aneddoto, dunque, parola forse un po' inusuale. Il vocabolario lo deriva dal greco, col significato di inedito, ma ascrivibile anche a particolare curioso, magari ai più poco conosciuto, che tratta generalmente episodi di carattere storico marginale riferito a un personaggio rilevante. Il termine mi è parso qui particolarmente appropriato, anche perché mi sforzerò di contestualizzare il documento qui esaminato, narrandolo, meglio raccontandolo, con un tono un poco romanzesco, quasi fumettistico, per ovviare al linguaggio criptico e ai tecnicismi di una pergamena millenaria, sia pure nel rispetto rigoroso della verità dei fatti. Volevo avvisare che l'argomento è stato suddiviso in due parti e come tale viene pubblicato, come parte prima e come parte seconda. Siamo nel gennaio dell'anno 1107. La gran contessa Matilde da circa un decennio è praticamente padrona della situazione italiana e arbitro indiscusso nella contesa che vide il papato e l'impero fronteggiarsi nella lotta per le investiture. Ormai sono lontani i tempi sanguinosi della guerra contro il cugino Enrico IV, l'imperatore di Germania, l'umiliato di Canossa, colui che nel 1093 conquista Mantova, ma che tornato in patria venne destituito dei figli, muore in convento il 7 agosto del 1106 e solo dopo 5 anni, a scomunica revocata, troverà finalmente degna sepoltura nella cattedrale di Spira. Pia e liberale verso le chiese, Matilde è pronta a rimediare ai soprusi spesso perpetrati dal padre Bonifacio contro le proprietà ecclesiastiche. Nel contempo è ancora fiera e tenace sostenitrice del partito filopapale, di cui l'aneddoto presente è un esempio puntuale. Nel gennaio del 1107 Matilde si trova nel suo vecchio castello di Campitello. È tornata per donare la chiesa di Santa Maria del Bosco, oggi Gabbiana, alle monache benedettine di San Paolo di Parma. Rinnova così quel lascito già fatto una prima volta assieme alla madre Beatrice, più di 30 anni prima, a Marengo, nell'agosto del 1073. Lo scopo perseguito dalla contessa consiste nell'ingraziarsi la città di Parma, da sempre filo imperiale. Intende favorire in tal modo il legato pontificio Bernardo degli Uberti, suo consigliere spirituale, già da lei insediato nella città con la forza nel 1104, ma che vi poté entrare solo nel novembre del 1106. Dunque, sono trascorsi appena 2 mesi da quel fatto e Matilde lo approva, corroborandolo con la donazione che andiamo trattando. Matilde ha appena trascorso il Natale nella sua amata e fidata corte di Bondeno di Roncore e dopo una sosta a Carpi nel Reggiano, nella seconda metà del mese, traghetta il Po a Torricella, costeggia il fiume Oglio e mercoledì 23 gennaio avamposto di Campitello. È l'alba. Lungo il corso dell'Oglio, tra uno sventolio di stendardi, l'avanguardia a cavallo precede Matilde, i suoi militi e il suo nutrito seguito. L'aurora si innalza nel cielo con la sua luce dorata, rosea, talvolta ramata. La sentinella insonne sugli spalti dell'avamposto avvista i segnali di fuoco. La torre di Canicossa avverte infatti che il corteo della Gran Signora Matilde si avvicina. Le guardie sono in fermento. Una sentinella, urlando, lancia il primo segnale. Hanno passato il Po a Torricella, sono già a Scorzarolo. Un secondo soldato dalle retrovie ripete l'avviso del compagno, poi urla a sua volta:
si avvicinano a Cesole. E ancora riferisce: si è staccata l'avanguardia, Canicossa, avvisate i domini. Prestamente montata a cavallo, risponde una staffetta: vado subito, corro. Castello di Campitello. Nell'aria rimbomba il suono lamentoso, lacerante e solenne del corno. Annuncia l'arrivo dell'avanguardia della contessa Matilde. Segue lo squillo delle chiarine e il rullo dei tamburi. Si innalzano fruscianti le bandiere. Finalmente, dopo lo scalpiccio dei cavalli, in mezzo a un turbine di polvere giunge la signora col suo seguito. Le sentinelle urlano dagli spalti, il popolo plaude a Matilde. Una guardia dal Belfredo scuote la campana e proclama a squarciagola: la signora è alla porta di Levante. Chiesa di Santa Maria del Bosco. Dopo una breve sosta a Campitello, Matilde vuol visitare la vicina chiesa di Santa Maria del Bosco, voluta dal padre Bonifacio e dedicata alla Vergine Maria, Madre di Dio. Sarà oggetto di donazione l'indomani. Giunta sul posto, Arderico, decano dei signori di Campitello, la omaggia inginocchiandosi sul sagrato. Sulla porta della chiesa si affacciano il canonico Uberto e il vecchio pievano di Campitello, Manfredo. La preghiera. Matilde entra nella chiesa. La accompagna il vescovo Ugo, da sempre il suo seguito ed esule dalla sua sede di Mantova. Matilde si rivolge alla Madonna con la preghiera per lei scritta dal compianto vescovo Anselmo. Ricorro alla tua mansuetudine e singolare benevolenza, o gloriosissima Signora. Consegno alle tue mani santissime l'anima mia e quella di mio padre di buona memoria, Marchese Bonifacio, ucciso un tempo in questi luoghi da una freccia traditrice e crudele. O Vergine Maria, tu conosci il mio dolore e la mia tribolazione, la mia fragilità e la mia miseria. Rallegra l'anima della tua serva mostrandomi il tuo amore. Abbi pietà di me ed esaudiscimi. Amen. Matilde si ritira. Lascia in dono un cero di 4 libbre, il tributo che Santa Maria del Bosco paga ogni anno alla sua chiesa matrice, la Pieve di Campitello, dedicata a Papa San Celestino I. Campitello, Palazzo di Matilde, giovedì 24 gennaio, vigilia della conversione di San Paolo, anno del Signore 1107. La gente, già avvisata il giorno prima dagli araldi, la mattina presto si accalca davanti alla loggia della contessa. Arrivano i notabili per partecipare ad un grande avvenimento di benevolenza. La signora donerà la chiesa di Santa Maria del Bosco e molte case e terre alle monache del monastero di San Paolo di Parma. L'aria è gelida e frizzante, la nebbia va diradandosi e fa brillare nella foschia la galaverna fiorita sui rami appena gocciolanti. Sul piazzale il conte Alberto da San Bonifacio, comandante il manipolo di soldati, impartisce gli ultimi ordini. Finalmente sono arrivate le monache beneficiarie. Il suono di una campana le saluta chiamando tutti all'interno del palazzo. Cari amici, arrivederci alla prossima volta con la seconda parte della vicenda.